Ai nervi, Elodie. Lite furibonda con Iannone, ma non solo. Cos'è successo Elodie di nuovo al centro della cronaca rosa? Dagospia ha dedicato un mini report alla cantante, scrivendo che ha i nervi. Il motivo non ha a che fare con l'ambito privato, anche se l'ex volto di Amici avrebbe litigato col fidanzato. Di mezzo ci sarebbero la carriera, i concerti e Sanremo. Elodie, lite in aereo con Iannone e problemi professionali, cosa succede? Elodie sembra che nell'ultimo periodo abbia avuto qualche problema di troppo con il fidanzato Andrea Iannone. Weekend inglese con qualche turbolenza per Elodie e Andrea Iannone. La coppia è arrivata domenica sera all'aeroporto di Manchester con l'aria di chi aveva appena terminato di litigare. Nonostante i musi lunghi, durante l'attesa per l'imbarco, la cantante si è concessa per qualche selfie con giovani fan italiani, scrive il settimanale Chi, ripreso da Dagospia. Elodie. Lite in aereo con Iannone e problemi professionali. La situazione sarebbe migliorata durante il viaggio di ritorno verso Milano, quando l'atmosfera è andata rasserenandosi e, sorvolando le Alpi, i due fidanzati sono tornati ad abbracciarsi fino all'atterraggio a Malpensa. I due, lo ricordiamo, stanno insieme dal 2022. Qualche tempo fa in un'intervista, parlando di lui, la cantante ha detto: "È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico." Elodie non avrebbe però problemi solo di cuore. Elodie, lite con il fidanzato Iannone, ma non solo. In questo periodo Elodie avrebbe pure alcune grane lavorative. Secondo quanto riporta Dagospia, la di Patrizi avrebbe dei problemi con la vendita dei biglietti del suo tour negli stadi. Ha fatto il passo più lungo della gamba, dicono a bassa voce nell'ambiente musicale. Ha annunciato due stadi importanti per giugno 2025 a Milano e Napoli. Due stadi non facili da riempire, non a caso qualcuno assicura che potrebbe fare un salto al prossimo Festival di Sanremo. L'incognita del Festival di Sanremo 2025. Che ruolo ha l'Ariston? Poco importa il ruolo, serve una spinta. Dicono, due i concerti di Elodie previsti nel 2025, l'8 giugno allo stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Poi, ci sarebbe secondo i rumors il desiderio di nozze. Se è vero che Elodie ha voglia di sposarsi, magari Iannone non è dello stesso parere. Oppure la lite in questione non era altro che una semplice discussione tra innamorati. Roba da niente, nulla di cui preoccuparsi. Staremo a vedere.